Quattro tappe consistenti in 100 km a piedi, partendo dalla stazione di Molfetta sino a raggiungere il santuario di Santa Maria di Leuca. Fino al prossimo 3 agosto, 11 giovani ruvesi, 4 ragazze e 7 ragazzi, quest'estate hanno scelto di compiere la parte terminale del cammino di Don Tonino Bello. L'iniziativa è stata proposta come attività estiva dell'Azione Cattolica della Parrocchia San Giacomo Apostolo, nata dal desiderio dei giovani di ritagliarsi un momento di lentezza rispetto alla frenesia della vita quotidiana. Il cammino di Don Tonino è un itinerario che si dirama nella parte interna della Puglia, un percorso che si sviluppa lungo oltre 400 chilometri, toccando 9 diocesi e ben 32 città pugliesi, e che conduce i pellegrini, a piedi o in bici, alla scoperta dei territori più belli e caratteristici della Puglia. L'aspettativa dei partecipanti è quella di curare la propria dimensione spirituale attraverso il silenzio del cammino, il contatto con la natura della nostra terra, le relazioni e il sostegno reciproco. Sono stato in realtà invitato a partecipare a questo cammino da alcuni amici e spero che questa esperienza possa accrescere in me quella che sia la parte religiosa, spirituale, che umana, sia anche possa essere una bella esperienza. Ho scelto di fare la 100 km di Don Tonino Bello perché penso che sia un'esperienza formativa, in quanto camminare, ecco, lungo un percorso sia utile anche per, diciamo, capire se si è bravi anche nel saper oltrepassare i propri limiti e quindi crescere anche per vivere la fede in una maniera diversa rispetto a quanto si possa viverla nella vita di tutti i giorni.